Ma qualche considerazione, una partita molto intensa, credo che sotto certi versi noi facciamo più fatica con una squadra come Agropoli che una squadra come Bonn, che sembra un'assurdità, ma loro non abbiamo cambiato le nostre regole difensive mantenendo sempre la copertura del ferro, malgrado loro non avessero dei lunghi d'aria e quindi ci hanno potuto colpire un po' da fuori, però a me interessava un po' continuare a cementare le nostre regole difensive. Ho visto una buona reazione, una buona applicazione da parte dei ragazzi per quello che riguarda l'intensità, per quello che riguarda il cercarsi, ogni tanto in maniera anche esagerata, esagerando troppo con le palle perse, soprattutto nei primi due quarti, però mi sembra sia stata un buon allenamento contro una buona squadra ben allenata con delle situazioni tecniche e tattiche abbastanza così da leggere, soprattutto in attacco, visto i loro continui cambi difensivi. Quindi questo ci ha dato una mano per cercare di capire su certe situazioni come dobbiamo comportarci. Adesso faremo un giorno di riposo, da lunedì speriamo di accogliere il prima possibile i nuovi due arrivi. E avremo pochi giorni per inserirli, però su questa base andremo a giocare la Supercoppa. No, Reggio Emilia la conosciamo bene, come loro conoscono bene noi, credo che sia una squadra con tanti punti nelle mani, grande atletismo con l'aggiunta di James. Noi fino adesso abbiamo cercato e cerchiamo di lavorare più sui nostri punti forti, visto che bene o male su 10 giocatori ne abbiamo sei nuovi da inserire qui. Mentalmente diciamo che si parte da dove si è finito, cioè nel senso che quella con Reggio Emilia è una sfida che l'anno scorso ha avuto un valore forte perché noi siamo stati bravi a eliminarli nella Coppa Italia, loro sono stati bravi a eliminarci nella semifinale Scudetto, quindi tutti e due poi abbiamo giocato la finale, purtroppo nessuna delle due ha vinto né noi la finale di Coppa Italia né loro la finale di Scudetto.